Luigi Montano? No? Ah, sì. Non lo so. Però, mi hanno intanto lui monta le sue. Sì. Ok, vieni. Sia clinico, sia scientifico, sia sociale.
Quello che voglio dire è che avere questo tipo di rete vi permette di fare un'organizzazione sistematica del lavoro, cercando di, io ci credo ancora, di essere equo verso tutti i riferimenti. Napoli ha 10 distretti, non tutti sono uguali, sia socialmente, sia geograficamente e territorialmente, e lo vedrete dalla fotografia che ho fatto dei tumori, ma rendere fruibile in ogni distretto per il cittadino dei servizi e un'assistenza per me è una cosa, lo ripeto, cioè non deve essere mediato. Io sono un medico che lavora per il paziente, in tesi generale. Prego. I servizi, quello che è importante, la rarità, cioè, significa che in Europa ci sono quasi 20 milioni di malati rari. La città di Napoli, tutte le malattie rare, non i tumori, tutte le malattie rare, sono circa 2.000 su 1.500.000. Vi posso garantire che hanno dei costi sostanzialmente differenti, perché ci sono delle malattie rare, e l'ho visto nel tempo, che costano tantissimo alla famiglia. Quello che è importante è la difficoltà a formulare la diagnosi, e la difficoltà di diagnosi rappresenta un bias importante per poi non prendere in carico in modo ottimale il paziente. Tutti i servizi e le attività rese al paziente raro rientrano nei LEA, e tenete presente che la revisione dei LEA, l'ultimo decreto che ha revisionato i LEA, ha escluso alcune malattie rare che sono passate nelle croniche e ne ha inserite altre. E quello che è importante che voglio dire è che per noi regioni in piano di rientro, un registro monitorato delle malattie rare consente di garantire un'assistenza a pazienti che possono avere bisogno di farmaci, faccio l'esempio di farmaci di fascia C, certificati come indispensabili e insostituibili da un centro di riferimento nazionale o regionale per le malattie rare, che non ha lo stesso significato che darlo a un paziente cronico o a un paziente normale che deve essere solvente. Un paziente raro che ha bisogno di un farmaco di fascia C indispensabile e insostituibile per la sopravvivenza, o di un integratore indispensabile e insostituibile, certificato, non al gusto di chi lo dice, diventa un farmaco, tra virgolette, salvavita. Faccio l'esempio della cistinosi, che ha bisogno dell'acidificante delle vie urinarie per evitare le infezioni ricorrenti e quindi il rischio di sepsi, che è un integratore, dovrebbe comprarlo, ma se ne consuma in quantità industriale perché ha quella patologia certificata e riduce il numero di sepsi, è normale. O un paziente che ha un deficit di potassio, che ha bisogno di K-freddo, in dose notevole quotidianamente, se non scende a 1 di potassio, ma deve essere monitorato attentamente dal centro, valutato attentamente, ma il K-freddo gli compete, come compete, e gli viene dato al cittadino che risiede in una regione con un piano di rientro. Possiamo andare avanti? Abbiamo individuato tutti i certificatori all'interno dell'azienda che possono certificare in modo, e anche nei presidi di riferimento, possiamo andare avanti. In Napoli 1 abbiamo attivato il registro delle malattie rare collegandoci al registro di area vasta regionale, prego, e in modo tale la cosa non è stata semplice organizzativamente. No, dobbiamo andare avanti. Io sono stato individuato nel 2015, però un uomo al comando non fa nulla se non ha un gruppo. E infatti ho aderito all'informatizzazione del registro, ho individuato un referente informatico che mi mantenesse le criticità, ho individuato il referente farmacista, che è fondamentale per avere la competenza specifica dell'erogabilità o meno e della disponibilità all'acquisto, ho individuato un referente clinico per i 5 presidi di riferimento dal Gaucher alla malattia di Hansen, abbiamo il centro di riferimento per la lettera con pazienti esclusivamente extracomunitari che però rappresentano un bisogno assistenziale e devono avere una fruibilità, e abbiamo istituito un gruppo tecnico centrale che a fronte di criticità manifeste si riunisce e cerca di aggredire la problematica. Ma la passione di andare a regalare, facendo parte del registro dei tumori specialistici individuato io dalla Reggio Emilia, sono andato a vedere un attimino tra i tumori rari compresi nella 279 qual era la distribuzione nella città di Napoli. I tumori rari colpiscono, abbiamo detto, un ristretto numero di persone, sono prevalentemente tumori lungo sopravviventi. Questo a me mi allarga la mente dal punto di vista della gestione, del costo sociale e della sofferenza umana. I tumori rari sono il tumore di Wilms, il retinoblastoma, la polipose familiare,
la neurofibromatosi e l'istiocitosi al cervello di Langerhans, quindi riconosciuti nel registro. Non entrano i tumori di Rehrgermet, che sono tumori rari estesi e di altri. Io vado sul dato certificato, sono i tumori rari del registro malattie rare nazionale editato nel 279 del 2001, che tiene conto degli ICD-9-CM e fa gli ambiti di ogni settore. Io ho preso i tumori rari, ma potevo prendere le malattie del sangue, potevo prendere le neurologiche e così via dicendo. Il tumore di Wilms ha una frequenza, vedete, non è neanche 0,05, molto più bassa nella cittadinanza, di 0,00039 della popolazione residente e dell'1,7% di tutte le malattie rare. Se andiamo ancora avanti, il retinoblastoma è ancora più raro nella cittadinanza, un unico caso registrato negli ultimi 10 anni. La polimorfosi familiare, che è una 0,0009 con il 4% di tutte le malattie rare. Ci tengo a dire una cosa sulla polimorfosi familiare: i polipi del colon nei giovani dovrebbero far anticipare lo screening del colon retto, perché in quel gruppo di famiglia il rischio che i tuoi polipi diventino carcinomi del colon è molto più alto. La neurofibromatosi, che è la più impattante, è allo 0,018 di tutti i residenti ed rappresenta l'88% delle malattie rare. La neurofibromatosi è una malattia impattante dal punto di vista dei costi, della gestione, della qualità di vita e della gravità, che può essere minima e massima a seconda del distretto interessato. Come vedete, l'unico tumore a rapida, che potrebbe, se non diagnosticato rapidamente, tra i tumori rari, avere una evoluzione fatale rapida, è il neuroblastoma, il Wilms. Qual è la città di Napoli? È questa. Sono distretti differenti. Io ho fatto da registro, in rapporto a come erano distribuiti i tumori, la distribuzione dei tumori rari per distretto. Prego. Nel 2016 i pazienti con tumore raro erano 186 su 2.978 malattie rare e rappresentavano il 6,2% del totale. Nel 2017 223 su 3.026, il 6,7%. Quindi variazioni sostanziali. Un tumore abbastanza stabile anche come capacità di essere preso in mano. Nel 2016 sul totale dei residenti la percentuale del tumore, non sul totale delle malattie rare, era lo 0,018, nel 2017 lo 0,020. In tutti e due gli anni una cosa che risaltava è che c'era una prevalenza di donne affette. Ho fatto una considerazione io che poi vedrete andando avanti. Prego. Questa è la distribuzione dei tumori rari per tipo di tumori, il Wilms 4 casi, il retinoblastoma 1, le due polimorfosi familiari e il notevole numero di neurofibromatosi. Vedete che il valore tra la linea rossa e la linea blu del 2016 è prevalentemente sovrapponibile, perché è la dimostrazione che come tumori cronici e tumori geneticamente determinati su fattori ambientali o meno, ma sono fattori che hanno agito su nuclei familiari interni, una cosa che ho scoperto che assi familiari interessati dalla prima alla generazione attuale. E questo è un altro aspetto che mi ha aperto vari spunti di riflessione con cui mi volevo confrontare poi con oncologi e clinici specificamente. Se possiamo andare avanti, quello che ho visto è che la distribuzione dei tumori rari era differente per distretto. Ogni distretto ha una caratteristica territoriale. Il 6,4% nel 24 e così via dicendo. Vi faccio notare quelli in rosso, che sono quelli a più alta prevalenza di residenti con tumore rare: il distretto 26, 13,9%, il 32, 17,2% e il 33, 16%. Le caratteristiche territoriali sono differenti. Quello che è certo è che i tumori rari non risentono di fattori inquinanti acuti, come un tumore normale, ma risentono di fattori che vanno a modificare, ad alterare sistematicamente degli assi genici, anche perché sono, diciamo così, molto configurati nelle famiglie. Io ho nuclei familiari in cui c'è il nonno, il papà e i due nipoti che hanno lo stesso tumore rare. Quindi, per dire, se andiamo avanti ancora, vedete che nel 2017 gli stessi distretti che vi ho fatto vedere prima sono quelli con la maggiore prevalenza, sempre il 32, il 33 e il 26. Prego. Questa è la distribuzione del distretto. Vedete che il 26, il 33,
32 sono 1.080 prevalenza. Il 32, per dirlo, per chi non è napoletano, è San Giovanni Ponticelli, il 33 è la zona di Piazza Garibaldi, il 26 è Pianura. Quello che ci tengo a dire è che questa distribuzione serve anche molto a definire quelli che sono gli impatti di costo per i distretti come spesa farmaceutica. Il costo da dedicare per la gestione di questi pazienti deve essere non può essere spalmato in modo, tra virgolette, democratico, perché non è così. Se c'è un distretto che ha maggiore domanda, bisogna valutare la domanda, e dato che è certificato da centri di riferimento, io sono tranquillo che quel distretto è importante ed è preso in carico. Quello che ci tengo a dire è che i distretti più colpiti sono paradossalmente i distretti socialmente più in sofferenza. Il 32 è San Giovanni Ponticelli, una zona periferica, il 26 è Pianura, il 33 è Piazza Garibaldi, mentre i distretti, diciamo così, 27, 24, dove la capacità di esternalizzare la domanda da parte del paziente è migliore, Bomero, Chiaia San Ferdinando e così via dicendo, hanno meno malattia. Il mio scopo è quello di rendere fruibile il servizio a chi non solo ha il problema, ma anche minore capacità di esporre una domanda appropriata, e quindi perde un diritto. È una delle mie prerogative. Prego. Nel 2017 la prevalenza dei tumori rari totali è 6,7 ed è sovrapponibile, come diceva all'inizio, a quella del 6,2. Quello che vi voglio far notare è più colpito il sesso femminile. Dato che parliamo di distretti socialmente sofferenti, la stanzialità è un fattore che va considerato. Infatti io avevo intenzione di riunire clinici, epidemiologi e oncologi per valutare il fattore impattante della stanzialità. Cioè l'uomo gira, si sposta, la donna è più stanziale, soprattutto se casalinga, riferendoci a questo tipo di distretto socialmente ad impatto maggiore. Nel 2016, prima di quando è iniziata la cosa, a Reggio Emilia, nel convegno dell'AIFTUM, portai 3 lavori di base, che possiamo andare avanti ancora. Il primo era questa, la valutazione epidemiologica con la distribuzione dei distretti per sesso. Come vedete è palese il dato che i distretti 32 e 33 e 26 sono quelli più colpiti, e quello meno colpito è certamente quello là, diciamo, del 31. Ma la cosa che mi colpiva è che il 28, il distretto 28, che è un altro distretto socialmente a rischio, ha un impatto di tumori rari bassissimo nel sesso maschile, è il distretto più giovane della città di Napoli per età media, e mentre nel sesso femminile è quello colpito come gli altri distretti, tranne i due eccedenti che sono il 32 e il 33. Quindi la stanzialità mi è confermata anche da questo fatto, è che la malattia rara, essendo lungo sopravvivente, maggior impatto tra i 15 e i 64 anni, scampia che all'età più bassa, come sopravvivente indice di vecchiaia del distretto, è quello in cui la popolazione maschile è paradossalmente meno colpita. Ma è ovvio, se non arrivano ad un'età adulta avanzata, quindi non c'è una conseguenza della problematica, mentre la donna la mantiene. Prego. Col tumore di Wilms a Reggio Emilia fui gratificato del premio nazionale come maggiore ricerca accurata sul piccolo campione tumore impattante e tumore rilevante dal punto di vista sociale. Io sto continuando a lavorare su questo, sto cercando di ottimizzare soprattutto quello che è la rilevazione della patologia rara, partendo dalla evidenza e partendo dalla sofferenza socio-assistenziale che determinati distretti hanno. Perché garantire percorsi coerenti, garantire fruibilità, avere uno sportello d'ascolto nel distretto e anche una fruibilità centrale a cittadini che non solo hanno avuto la sfortuna della malattia, ma vivono anche in condizioni di disagio, per me è un obiettivo. E possiamo andare avanti. Rimango che parlare di malattie rare ci dà una serie di problemi, e se noi abbiamo il supporto scientifico e ci confrontiamo, possiamo certamente, io lo ripeto, sono un epidemiologo, ma sono un sognatore. Bisogna fare della vita qualcosa che valga, perché sennò non è niente, né da medico per i cittadini, né da epidemiologo per i cittadini.